oggi un video del cactus. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi proprio un video che parla di cactus, che avevate capito, malpensanti. Oggi facciamo i cactus, come? In una maniera semplice. Niente piante, niente terra, ma un sasso e tanta fantasia. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri cactus, un tavolo un po' disordinato perché l'occorrente è molto variegato, nel senso che potrete decidere voi come gestire tutto il vostro occorrente. Innanzitutto sicuramente dei colori acrilici che abbiano come tonalità dei verdi differenti, perché questi saranno appunto i colori dei cactus. Poi dei colori acrilici anche gialli, rossi, ho preso anche un marroncino, insomma una gamma colori che mi permetta di sfumare più o meno ampiamente tutte le tonalità di verde. I vasetti in cotto, questi li decoreremo insieme con l'ausilio dello scotch carta e dei colori acrilici. In alternativa, se volete fare qualcosa di più fashion glamour, se avete di queste coppettine a casa come vasetti andranno benissimo lo stesso. Ci servirà anche l'acrilico bianco, un goccino d'acqua, dei pennelli di poco conto e poi una vernice per colori acrilici o il Vernidas. Della sabbia che io tengo qui confezionata nella confezione del Nesquik e che poi mi servirà come base d'appoggio per le varie piantine di cactus. Con le cannucce o con le biglie vorrò fare i fiorellini del cactus. Non so ancora come li farò, come al solito lo decideremo insieme. Un piattino per stemperare i colori. Questo ragazzi è un piattino anni 60, parliamo vintage, e poi ovviamente dei sassi che avrete selezionato. Io li ho presi in campagna, così erano tra le pietre. Per accelerare l'asciugatura utilizzerò il phon e come colla la colla a caldo con relativa stecca. Iniziamo subito ad ornare i nostri cactus. Allora, prendo una bella selezione di verdi che mi piacciono. Io prenderò questo verde ossido di cromo e con un pennello veramente da battaglia passo su uno dei miei cactus. Questi da tenere sul tavolo in estate per adornare le serate estive sono bellissimi, veramente con poco vi togliete il problema del verde da tenere sulla tavola, che è sempre difficile da mantenere perché va innaffiato, quindi bagna la tavola, poi magari nella serata in cui avete ospiti è un po' più secco, invece questo mantiene. Ok, mentre per questo più piccolino voglio usare un tono di verde più chiaro, sempre della stessa gradazione, quindi aggiungo a quello che avevo fino adesso un po' di bianco. Con un po' di nero acrilico sporchiamo questo colore e scurisco leggermente e poi faccio delle strisce che mi affretto subito a sfumare con un pennello asciutto. Quindi non le lascio evidenti, faccio la striscia e sfumo. Faccio la striscia e sfumo. Ora riprendo il colore più chiaro e ripasso. E anche qui sfumo. E quello che viene fuori è questa striatura leggera. Adesso prendo un pennello sottilissimo e creo un verde molto scuro. Voglio che abbia però una componente di questo verde menta che è bellissimo. E
e tiro su la linea dritta e faccio convergere tutte le linee al centro del mio cactus in alto. Poi accanto ad ogni striscia scura faccio una passata molto diluita, leggermente più chiara, così. Adesso mettiamo i puntini. Allora, l'immissione dei puntini è molto semplice, l'unica accortezza che dovete avere è un pennello sottile e che il bianco sia bianco. Si parte a creare dei microscopici asterischi sulle linee nere. Io faccio alcune X e alcuni asterischi, non carico tutto con asterischi. L'importante è che risulti il tutto molto peloso, quindi è anche molto irregolare, non siate troppo rigidi con la mano, cioè se gli asterischi vengono ondulati meglio ancora. E voilà. Adesso invece pensiamo all'altro. Per lui adotto un metodo di decorazione più semplice ancora. Prendo un bulino a pallina piccola e, partendo dall'apice, faccio una serie di puntini e voilà, lasciamo asciugare perfettamente. Mentre le pietroline stanno qui ad asciugare, tingo di bianco tutto il vasetto che ospiterà la composizione. Ok, mettiamo da parte ad asciugare. Occupiamoci dei cactus più grossi. Adorno anche il vaso grande, perché nella composizione la bellezza del vaso non è affatto secondaria. E allora mi aiuterò con lo scotch carta per creare dei differenti spessori, creando appunto delle linee da colorare e delle linee da lasciare in color cotto. Appongo lo scotch lì dove voglio che il vaso ovviamente rimanga color cotto e tingiamo tutto quello che non è mascherato di bianco, ovviamente con un buon acrilico. Ok, fatto asciugare ben bene e rimosso lo scotch, scusate ragazzi, mi si è spenta la videocamera, ho quindi rimosso lo scotch e ho dipinto delle linee verticali lasciando sempre la stessa distanza tra le linee principali superiori. Sto creando una sorta di fantasia scozzese, diciamo così, a scacchi. E quindi prima ho dato l'impronta col pennello grosso tirando giù le linee, sto rifinendo sia il colore che l'essere dritto della linea, che darà subito una questione di ordine a tutto l'elaborato. Naturalmente voi fatelo a vostro piacimento, io ho scelto questa fantasia un po' scozzese. A questo punto preparo un bel verde fatto di tutti i verdi che abbiamo usato fino adesso, quindi faccio due righe verticali e perfilo in orizzontale in mezzo ad ogni riga arancione, così.
ok? Fatelo su tutto il vasetto. E alla fine del nostro lavoro quello che avremo sarà questo. Prendiamo i nostri bellissimi cactus e rendiamoli lucidi lucidi con una vernice. Io uso il Vernidas. Potete usare anche una qualunque vernice per colori acrilici, sia pennello che spray. Quindi passo prima da una parte. La bellezza del Vernidas è che asciuga alla velocità della luce, oltre alla sua tipica brillantezza. Lascio asciugare questo lato, quindi poi ripasso sul posteriore. Ultima cosa da fare è il fiorellino per qualcuno di questi cactus. Allora, con una cannuccia, prendo la cannuccia e ne sfrangio tutto il bordo, così. Quindi taglio, zac, e apro. Sfrangio ancora, apro totalmente il giro per renderlo un po' più piccolino. E lo inserisco all'interno e anche lì apro. Poi faccio la stessa cosa con una cannuccia gialla. Che voi vedete ancora umida, perché proprio questa è una cannuccia super riciclata dal succo di frutta di Enzo. Era l'ultima gialla, quindi gliel'ho tolta e l'ho sciacquata benissimo. Apro il giro, apro tutto, stringo fortemente e infilo così, molto carino. Ovviamente per aprire al centro mi basterà schiacciare, voilà. E l'ultimo giro lo faccio col verde. Qui sfrangio, taglio, apro anche l'ultimo dei miei anelli, così che possa stringerlo e infilarlo. Voilà. Qui, così. E adesso apro tutto il fiorellino. Fantastico, bellino, bellino, bellino. È o non è un fiore di cactus? A me lo ricorda tanto. Ora taglio la parte inferiore, che è troppo evidente. Assembliamo il tutto. Prendiamo i nostri vasetti. Prendiamo la sabbia. C'è il buco nei nostri vasetti, aspettate, con un po' di colla a caldo, tappo il buco con una biglia, voilà, una biglia qua e una biglia qua. Verso un po' di sabbia, quindi prendo i protagonisti del nostro progetto e li insabbio. Attacco i fiorellini con un punto di colla a caldo, applico. E voilà, i nostri vasetti con i cactus sono belli e pronti. Adesso vi faccio le foto frontali in modo che possiate vederli bene e poi lasciatemi tanti commenti per dirmi cosa ne pensate. Noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao!
visto che bello il nostro cactus per adornare i nostri tavoli estivi? È veramente un'idea carina per impreziosire tavole, terrazze, ma anche come piccolo cadeau da regalare proprio in questo periodo estivo. Io li adoro, i miei finti cactus. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto regalandomi un pollice in su e condividendolo sulle vostre pagine Facebook. Lasciatemi tanti commenti, venitevi a trovare sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, e naturalmente cercatemi anche su Instagram. E non vi dimenticate di ritrovarci tutti qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!